Cari amici, oggi siamo in un sito paleontologico unico al mondo, che però nessuno conosce grazie all'attività culturale dei vari enti preposti alla diffusione della conoscenza, cominciando dalla sovrintendenza archeologica e quant'altro. Siamo qui in questa giornata di inizio, di fine inverno e inizio primavera a Roma, perché eravamo qui in zona e abbiamo ritenuto opportuno divulgare per quanto possibile le nostre misere facoltà di diffusione capillare, diciamo la conoscenza e il fatto di essere diciamo edotti che esiste appena fuori del raccordo anulare di Roma un sito paleontologico unico al mondo. Non esiste qualcosa del genere in giro per il mondo. Qui in questo enorme edificio, che è circa di 4 o 5 mila metri quadri coperti, all'interno di questi 4 o 5 mila metri quadri coperti ci sono 4 o 5 mila metri quadri di area paleontologica, che contiene un calcolo approssimativo di circa 5.000 resti di animali preistorici risalenti a un'epoca attorno a 300.000 anni fa. Qui dentro ci sono crani e zanne lunghe 3 o 4 metri di mammut dal pelo lungo, quelli alti 5-6 metri. Ci sono parecchie teste zanne della dente della tigre con i denti a pugnale. Ci sono resti di tutti gli animali di quell'epoca lì, circa presunti più o meno 5.000 resti fossili. Allora, c'è questa. No, oggi purtroppo non c'era come al solito il personale, perché qui aprono una volta ogni 15 giorni oppure quando fanno gli scavi, e praticamente dentro è tutto su passerelle, si passa su delle passerelle metalliche, sotto ci sono a un metro e mezzo, due metri di profondità rispetto alla passerella, ci sono tutte queste questi resti di carcasse ammucchiate le une sull'altra, perché probabilmente qui questa concentrazione di così tanti scheletri è dovuta probabilmente o a un'inondazione che poi aveva una ansa dove sono stati depositati nel corso degli anni dall'alveo del Tevere principalmente. Qui siamo a circa 3 km di linea d'aria, 4 km dal corso attuale del Tevere, ma qui parliamo di 300.000 anni fa, quindi il corso del Tevere è cambiato moltissime volte, come tutti i fiumi ovviamente, in base alle evoluzioni epocali degli eventi atmosferici che hanno stravolto il paesaggio molte volte. Ad esempio, poca gente sa che il Tevere oggi passa a sud del monte di Sant'Oreste, come si chiama? Il monte. Adesso non mi viene in mente. Quello cantato da Orazio. No, aspetta. Tanto per dire, no. Enrico, vieni un attimo. Soratte, il monte Soratte. Ecco, adesso passa a sud del monte Soratte il Tevere, ma fino a circa 50.000 anni fa il Tevere passava a nord del monte Soratte, passava nella valle che va attorno a Morlupo attualmente, ecco, per capire, la valle della Flaminia, ecco, e quindi il territorio è stato veramente molto stravolto, e probabilmente qui arrivavano in questa ansa di deposito delle scorie, anche i cadaveri di queste belve trascinate dalla furia delle acque. Esattamente. Questo per dire che siamo in un posto unico al mondo e che ha una importanza
paleontologica, scientifica e quant'altro, unica al mondo. Non esiste niente di simile in nessuna parte, negli Stati Uniti, in Asia, in Siberia, non esiste. Adesso ultimamente hanno ritrovato la carcassa di un mammut in Messico, ma qui ce ne sono almeno una decina, ma solo in quest'area qui, perché basta allontanarsi in quella direzione là, e qui abbiamo anche tutto il territorio attorno disseminato di carcasse, di scheletri, di animali che variano nell'epoca, ma diciamo più o meno attorno al 300.000 avanti Cristo. Oppure potrebbe essere anche un cimitero degli animali. Certo, dove si regalano a morire. A morire i mammut, sappiamo che gli elefanti lo fanno. Hanno il loro Gli elefanti lo fanno, cimitero. Ma le tigri con i denti a sciabola? I tigri con i denti a sciabola? Un po' meno. Sì, ma venivano qui per farci mettere a punto la sciabola. La dentiera. Sì. Magari per mangiare le carcasse, per mangiare il mammut, tutto è possibile. E poi si qualunque infilava, può essere possibile. Un osso di mammut in gola e morivano anche loro. Certo, tutto, care tigri con le... Tutto è ipotizzabile, sappiamo quasi niente, certo. Non noi, non si sa quasi niente generalmente, neanche i ricercatori che stanno scavando adesso. Allora, di questo sito ne parlò molto, diciamo, superficialmente Alberto Angela o Piero Angela una 20-15 anni fa, una cosa del genere. Dopodiché silenzio più assoluto, cioè una cosa del genere andrebbe valorizzata al mondo nel giro, cioè dicendo qui ogni tanto ci viene qualche scolaresca dei dintorni a fare una visita sporadicamente quei pochi giorni, uno o due giorni al mese che aprono al pubblico, prenotazione e anche a pagamento ovviamente, il che è una follia, vabbè, comunque sia, in ogni caso c'è questa cosa che andrebbe valorizzata in ogni luogo, in ogni tempo, per esempio quando vendono i pacchetti di tour di Roma, aggiungere un giorno in più per venire qua sarebbe una cosa di una gratificazione unica al mondo, perché sì. Vedete, delle cose che non esistono. Io poi adesso a seguito di questo video allegherò anche le foto che ho fatto in occasione delle mie visite di alcuni anni fa, dove si vedono questi reperti che sto dicendo. È una cosa eccezionale. E mi dispiace veramente di dover venire qui ogni tanto, capitiamo, io con Giorgio siamo già venuti un paio di volte e troviamo sempre chiuso. Adesso Enrico giustamente ha telefonato al numero di riferimento e ha detto che la prossima visita c'è il 26 febbraio alle 11:15. 26 febbraio alle 11:15, chi volesse di attorno Roma o vicino Roma o che è intenzionato da tutto il mondo a venire qui, il 26 febbraio alle ore 11:15. E devi dire dove è il posto. A via della Polledrara di Ceccanibio. Questo posto si chiama Polledrara di Ceccanibio perché è un nome stranissimo, ma è un nome medioevale che praticamente indica un posto dove c'erano degli allevamenti di nibbio che poi venivano una volta allenati alla caccia al falcone, perché quello è la caccia del falcone, perché non è che venivano, vabbè, si chiamava, il prendeva si il chiamava falcone anche, che è il nibbio. Si chiamava anche caccia al falcone come caccia alla pernice. No, è quello che vuoi. Insomma, andavano a caccia e facevano la caccia. La caccia era fatta con il sistema del, diciamo, l'ammaestramento del nibbio o del falcone di qualunque genere, in particolare i nibbi che erano più educabili, avevano questa mascherina davanti agli occhi nel momento, hanno anche oggi. Certo, che nel momento che venivano addestrati e quando erano a spalla, nel momento in cui dovevano andare a caccia si toglieva questo accecamento agli occhi, quello che con quella vista da falco che ci avevano andavano razzolando e poi acchiappavano la marmotta, acchiappavano quello che gli interessava. Pure i topi. Anche i topi, quello che è marmotta, infatti è un topo, è mustelide anche la marmotta. Certo. E quindi a questo a dire che questo sito era un sito frequentato da sempre, perché qui siamo nell'area etrusco-romana che portava al lato etrusco della, abbiamo già detto altre volte, del sito delle saline dei Septem Pagi, cioè i Pagi erano Pagus Pagi, erano i villaggi, diciamo borghi, piccoli borghi di pescatori che al tempo perso d'inverno, quando il mare non lo permetteva, raccoglievano il sale e lo vendevano poi a Roma, a Veio, a Cerveteri e così oppure via. Oppure raccoglievano anche le rane. Va bene.
E allora, ecco, qui siamo in questo territorio che è sempre stato urbanizzato in maniera antropocizzato, diciamo anche in maniera molto continua e continuativa, da molti secoli prima di Cristo, probabilmente attorno già al 2000-3000 avanti Cristo era già l'insediamento. 2000 avanti Cristo è l'altro ieri, sì. Se lo paragoniamo a questi tempi 300.000. Quindi no, voglio dire, però diciamo di prove storiche abbiamo fino a quell'epoca lì, ma di epoca protostorica emergono in continuazione fatti che ci rivelano che appunto è sempre stato, diciamo, abitato quantomeno dalle fiere, quantomeno dagli animali. Che è molto più decenti, molto più intelligenti e molto più oneste degli umani. Questo quindi, fuori discussione. Ricapitolando il tutto, questo è un sito paleontologico, è un sito archeologico perché ci sono qui attorno resti e zone di interesse archeologico importanti, anche per esempio qui vicino c'è come si chiama? Tor Tre Teste. No, dove fanno il latte? Vabbè, ho capito. Che era Torre in Pietra. Torre in Pietra. Cioè, Torre in Pietra che adesso stanno rivalutando. Torre in Pietra è un castello che adesso addirittura affittano anche per i matrimoni e che comunque è visitabile gratuitamente. Quindi è un castello che è databile attorno al 1100, quindi non è dell'altro ieri proprio. Quindi l'azienda agricola di Torre in Pietra finalmente pare che abbia trovato dopo qualche decennio di tribolazioni di vario genere una sua sistemazione. E quindi ecco, in zona c'è, diciamo, tutta un'area urbana e semiurbana che merita il tempo di una visita, di una escursione fuori porta di interesse culturale, paesaggistico, ambientalistico e anche antropologico e paleontologico. Zoologico soprattutto. Terminiamo questa parentesi con una battuta. Sì. Allora, il Partito Democratico, il PD, afferma: Roma non può essere governata ancora dalla Raggi, deve tornare Buzzi. Va bene, una battuta. Vorrei vedere, ma non tanto una battuta, ma anche un fondo troppo di bella. Perché no, loro hanno governato Roma con Buzzi e compagnia. Noi Carminati, allora, no? Noi ce l'abbiamo tutto documentato, certificato. Tra noi ce l'abbiamo con la Raggi, non tanto poverina perché ci sia antipatica, per imperizia, ma per imperizia, incapacità, perché solo quello, diciamo, che si può imputare. Sì, certo, ma infatti. Ma noi accusiamo questa cosa perché, allora, è vero che quelli che ha citato lui, che erano del PD e anche dell'altro partito di Alemanno e compagnia bella, erano personaggi molto discutibili sotto qualunque profilo. Però quello che, diciamo, imputiamo e accusiamo, di cui accusiamo la Raggi, è la sua imperizia, cioè non sei capace manco a sceglierti i tuoi consulenti, e lì la sua ignavia, è quello il discorso più importante, perché tu puoi essere la persona più onesta di questo mondo, ma non sei capace a guidare l'autobus, e tu l'autobus va fuori strada prima o poi, oppure non cammina, tu devi sapere guidare l'auto. È chiaro? E quindi la signora, se non è capace, deve dare delega a qualcuno che, del partito suo ovviamente, prima che sia costretta alle dimissioni, a cercare di far guidare la macchina. Vabbè, comunque noi abbiamo già detto che la signorina era, la signora, signorino che sia, è stata mandata lì in un campo minato appunto per far scoppiare le mine. Allora, siccome finiamo qua e passiamo da facciamo questo qua. Abbiamo parlato qui. Sì. No, seguiamo dopo, dai. No, parliamo di questo sì, minuto. Ma no, adesso... Questa, dobbiamo parlarne adesso. Ma noi parliamo con tutto il resto. No, dopo con tutto il resto. Vabbè, allora dai. Vedere. Siccome ha suscitato grande interesse questo articolo qui, e noi facciamo vedere che ce l'abbiamo, perché noi quando facciamo le nostre rassegne stampa abbiamo i giornali di riferimento, capito? Allora, patata bollente. La sindaca di Roma nell'occhio del ciclone per le sue vicende comunali e personali. La sua storia ricorda l'epopea di Berlusconi con le Olgettini, che finì malissimo. Oh, qui c'è un altro articolo che è veramente importantissimo, è quello sotto. È bravo, quello sotto. Oh, bravo che l'hai notato. Questo l'ho sottolineato. Questo qua. E l'ho sottolineato. Baby Casaleggio trovi il modo di farsi pagare dai grillini. E fessi voi che lo pagate, e sempre sia lodato quel fesso che ha pagato. Eccolo qui,
Ultima cosa, Renzi convoca il consiglio di guerra e lancia i suoi attacchi di all'attacco di Gentiloni, documento contro la manovrina del governo. I giudici a Matteo, divieto di bordellum, non poteva che essere il bordellum. E l'ultima cosa, l'ultima è importante, l'ultima, non è qui, eccolo qua. Qui c'è scritto, è sempre Libero. Allora, pistola fumante. No, pistola non è neutro, è neutro plurale. Sì. Alla milanese, che significa coglione. Sei un pistola. Allora. Ma pistola al plurale. Sì, sì, perché sì. Pistola è singolare e plurale. Esattamente. In milanese. Sì. Il nostro amico Nando conosce bene. Sì, sì, un quaglione. Sì, un coglione, sei un coglione, no? Certo. Allora, quanto chiasso per una patata bollente, perché poi è uscito. E Feltri c'ha ragione in questo caso. Pure se è uno stronzo sotto altri aspetti, diciamo persona poco attendibile, diciamo più correttamente. Ma leggete questo sottotitolo che è bellissimo. Gli educati inventori del Waffa Day ci mettono all'agonia e la sinistra si accoda accusandoci di sessismo. Ma quando riservammo a Ruby la medesima copertina dedicata alla Raggi, nessuno si lamentò. Al solito due pesi e due misure. Abbiamo un'ultima considerazione. Caffeina. Ti dico che dolore. Attenzione. Il marito della Raggi, Virginia, non è una patata bollente, almeno a quanto lo so io. E beh, lui se ne intende, non lo so fino a che punto. Virginia prende esempio dal cavalier Patonza. Virginia, il cavalier Patonza è un grosso cavaliere, quelli che vanno a cavallo. Lettera ai giovani disperati come Michele, la vita è precaria, mia figlia lo sa. Di Antonio Socci, e con questo io chiuderei questa prima parte del nostro video. Sempre so long.